Si chiamava Rosa Isela Zavala Franco, era una donna di soli 48 anni di età e purtroppo è morta molto giovane, all'età che poc'anzi ho esplicitato, per colpa del disastro aereo che si è verificato a Cuba, nelle Grandi Antille, quindi nella giornata di venerdì scorso. Si stava recando sulla famosa isola per sottoporsi ad alcune cure contro il cancro che da quasi 20 anni di tempo stava combattendo in maniera molto molto forte. La donna era davvero un portento, una forza della natura e ovviamente i parenti più stretti non riescono a darsi pace. Infatti il figlio maggiore avrebbe detto: era una lottatrice nata, amava troppo la vita. In questo momento non so proprio cosa fare, non riesco ad accettarlo. Era una persona buona, non è possibile tutto questo. Insomma, i parenti più stretti, i figli, non si riescono a darsi pace di questo lutto che si poteva ovviamente evitare. Sono molto triste anche io, anche se non conosco la donna in questione, ovviamente, e di ciò davvero me ne spiace tanto, dover dare una notizia del genere, la notizia di una morte, di un, detto in senso economico, de cuius. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Rosa Isela Zavala Franco, riposi in pace. Amen.